Buongiorno, avevo anticipato questa diretta per raccontare un po' di storia della mia vita, di storia recente. E ho scelto di farlo qui, davanti a una porta, perché ho assunto la porta come simbolo di un luogo di passaggio. Un simbolo che demarca un confine fra un ieri e un domani, fra un nord e un sud. Ecco la porta. La porta perché nel corso della mia vita ho avuto diversi momenti di transizione, ma che riguardavano la mia posizione, riguardavano il mio lavoro, riguardavano la mia attività politica amministrativa, mai transizioni, fortunatamente, che riguardassero la mia vita. Da 5 mesi invece mi sono ritrovato a dover confrontarmi anche con questa esperienza. Perché ho pensato di raccontarla? Non certo per mettere al corrente di mie vicende personali, quello mi interessa quasi nulla, ma l'ho fatto perché ritengo doveroso, come essere umano, come uomo, come cittadino, ritengo doveroso offrire la propria esperienza agli altri. E qual è la mia esperienza? Fino a 5 mesi fa, il mio atteggiamento nei confronti di malattie, di cure, di ospedali, era un atteggiamento da struzzo. Mi nascondevo la testa, sperando, di non dover mai affrontare niente che potesse significare paure, timori, preoccupazioni, dubbi, interrogativi sul futuro. Ma la vita è bella anche per questo. E dire che ho fatto lo struzzo fino a 5 anni fa, potrei anche dirlo forse in napoletano, togliendo una Z e cambiando consonante, perché poi è quello tutto sommato. Ecco, all'improvviso ho scoperto che quella parola che mi rifiutavo finanche di pronunciare era dentro di me, vale a dire il cancro. Oggi la pronuncio con la consapevolezza e la certezza che faremmo bene a pronunciarla tutti, a pronunciarla soprattutto dentro di noi. Perché, come mi diceva uno dei tanti dottori che ho avuto la fortuna di conoscere e di incontrare, mi diceva: guarda che il cancro è forse il soggetto più democratico che esiste al mondo, va da tutti. E questa frase è banale, mi ha fatto capire tante cose. Ecco, lo struzzo non serve a nulla. Sentire in TV parlare di prevenzione, di tempestività, di diagnosi precoce, sai che sono cose importanti, ma pensi sempre che riguardino gli altri. Quando realizzi invece che dovrebbero riguardare tutti, potrebbe anche essere tardi. Nel mio caso non è stato così, fortunatamente. Perché quando ho realizzato che lo struzzo doveva abbandonare il campo, mi sono ritrovato con energie che neanche pensavo di avere dentro di me, anche se sono stato sempre abituato alle lotte. Ma un conto è quando l'avversario, il nemico, l'avversario, l'antagonista, c'è
ce l'hai di fronte o alle spalle anche, è tutt'altra cosa quanto ce l'hai dentro. E qui ho ritrovato in me stesso, diciamo, il 90% di quello che mi serviva. L'altro 10%, dove l'ho trovato? L'ho trovato in persone che non ti aspettavi, l'ho trovato in persone che ti aspettavi, ma non così, e l'ho trovato in 10.000 momenti, anche di destino, di caso, di provvidenza. Perché molte delle persone, quasi tutte le persone che ho dovuto impattare, per uno strano segno del mio destino, erano tutte persone a me già note e che avevo conosciuto in altre condizioni, in altre situazioni. Non fa la differenza, non cambia molto, però aiuta. Ma al di là delle persone singole, questo è l'altro messaggio che mi piace dare a tutti, ho impattato quella tanto vituperata sanità italiana. E qui lo dico veramente con convinzione, ho realizzato che abbiamo la migliore sanità al mondo. I pellegrinaggi, i viaggi della salute, come vengono chiamati, non servono. Grazie a Dio, grazie anche a questa tanto vituperata Italia, soprattutto di questi tempi, dove sembra che di parlare di un paese da terzo mondo, dove non funziona nulla, va tutto male, bisogna cambiare tutto, e invece realizzi che sicuramente c'è da migliorare. Ma altrettanto sicuramente abbiamo delle eccellenze incredibili. L'ultima delle eccellenze è il Pascale di Napoli. E ancora di più non capisco chi, pur facendo parte di quella struttura, ha ritenuto di andare al nord per curare il suo tumore. Un segnale brutto, un segnale sbagliato, ma soprattutto un segnale non vero. Sicuramente nel mio girare per le varie strutture italiane, sicuramente ho notato che l'ambiente in una struttura sanitaria non lo fa solo il medico e il personale medico paramedico, l'ambiente lo fanno tutti. L'ambiente lo fanno anche i pazienti, soprattutto i pazienti. E sicuramente al Pascale ho trovato un ambiente da Napoli, da Campania, da Mezzogiorno, da Sud. Ma eravamo noi a fare quell'ambiente. Perché il radioterapista, il tecnico di radioterapia, il primario, il direttore generale, ma potrebbero stare a lavorare tranquillamente a Milano o a New York o a Roma, facendo bella figura e primeggiando pure lì. Ma purtroppo i pazienti sono quelli che il territorio rifila. Però non tutto è negativo. Vi racconto un episodio molto significativo e bello. Ho passato diverse ore in sala d'attesa a Milano, in sala d'attesa a Roma, e in sala d'attesa a Napoli, ambienti completamente diversi, ambienti pesanti, anche un po' tetri, a Milano, a Roma, dove il paziente non è disponibile a esternare nulla, sta lì con il suo male, i suoi problemi, la sua angoscia, che trasmette poi a tutto, e a Napoli no. A Napoli trovi il paziente che, pure affetto da una patologia grave, è pronto a spendere una parola di conforto per la tua patologia, una parola di confronto,
E ritrovarsi in un momento in cui il software delle macchine della radioterapia di Napoli era saltato e i tecnici stavano lavorando per ripristinare, quindi c'era un momento un po' di sbandamento, faremo la terapia, non la faremo, riusciranno, non riusciranno. Beh, fosse successo a Milano, come pure può capitare, l'ambiente sarebbe diventato ancora più pesante, ancora più angoscioso. A Napoli niente di tutto questo. Il marito di una paziente che dice vado al bar a prendere il caffè per tutti, chi lo prende? Alzi la mano. Come si fa normalmente in un salotto, come si fa a tavola, come si fa durante una scampagnata. Stavamo in una sala d'attesa di radioterapia per patologie oncologiche. Quel segnale ti fa capire il valore umano dei rapporti. E quindi poi ti convinci che non è tutto male, anche il famoso sud, il tanto vituperato sud. E comunque oltre il vetro ho trovato delle professionalità eccezionali, ho trovato una struttura all'avanguardia, una struttura degna dei posti più civili del mondo. E non è un caso se durante la mia permanenza lì ho visto decine e decine e decine di cinesi in camice bianco a girarsi, perché 350 oncologi cinesi sono venuti a Napoli, al Pascale, a fare la formazione. E questo è importante. La Cina, se sceglie un posto dove mandare a specializzare e a migliorare i suoi professionisti, non lo sceglie a caso, sa molto molto bene dove mandarli. Questo l'ho impattato in altri contesti. E se hanno scelto Napoli, evidentemente sapevano dove andavano e sapevano quello che facevano. Ecco, questo è il messaggio che da cittadino italiano ritenevo e ritengo mio dovere esternare a tutti. E l'appello a non fare gli struzzi. Non serve a niente. Oggi, viva Dio, le cure ci sono, la medicina ha fatto progressi incredibili, la tecnologia anche. Il cancro non deve far paura. E oggi posso dire che quella porta metaforica che ho adottato, oggi è una porta che mi riapre ad un percorso di vita, sicuramente un percorso di vita diverso, un percorso di vita dove sono felice di avere al mio fianco una famiglia e degli amici veri, autentici, perché nella malattia e nelle difficoltà viene fuori il vero. Ho scoperto persone che non avrei mai immaginato di avere a fianco e ho visto anche, o per meglio dire, non ho visto persone che tutto sommato, meglio così. Questa è la vita. Questa è la vita e per questa vita voglio ringraziare tutti, dal primo all'ultimo medico che mi ha avuto in cura. Non faccio i nomi, ma sono tantissimi. Ho scoperto una sanità straordinaria, con tutte le sue pecche, per carità di Dio. Non è un mondo perfetto. Ma tutti devono sapere che fuori dall'Italia quel mondo è molto più imperfetto, è molto meno qualificato e quei cittadini, quando anche dovessero chiamarsi tedeschi, americani, giapponesi o altro, sono meno fortunati di noi, perché il genius loci anche nella sanità è di primo ordine, è di livello mondiale e primeggiamo nel mondo. Grazie Pascal, grazie per tutto quello che fai per l'oncologia italiana e mondiale. Grazie Ieo,
grazie Fondazione Veronesi, grazie AIRC, grazie Columbus, grazie Gemelli, grazie Sanità Italiana. Siamo in tanti a rinascere grazie a questa sanità. E credo che sia dovere di ognuno di noi fare in modo che tutto questo possa migliorare. E anche qui ho ritenuto doveroso da parte mia contribuire al miglioramento. E per questo ringrazio il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, che si è dimostrato molto sensibile ad alcune sollecitazioni. E spero di poter contribuire ancora a migliorare tutto questo. È mio dovere, soprattutto oggi, che quella sanità mi ha fatto scoprire il bello della vita, mi ha fatto scoprire il bello di questo dono meraviglioso che abbiamo e che spesso e quasi sempre sottovalutiamo, presi da tesori effimeri, da interessi effimeri, presi da patologie molto, molto più gravi. Del cancro, molto più gravi del cancro, perché uccidono l'uomo nello spirito prima ancora che il suo corpo decida di andare sottoterra. Questo dovrebbe far riflettere tanti. Grazie a tutti e non abbiate timore, corriamo subito a fare prevenzione, corriamo subito a fare accertamenti. Corriamo subito e mettiamoci, affidiamoci alle mani di una sanità che è di primissimo livello. Ciao!